con Alli parla di Tina Cipollari al GF16. Come tutti ben sanno, 2 anni fa Chicco Nalli e l'estrosa Tina Cipollari si sono separati dopo oltre 15 anni di matrimonio. Su siti e riviste di pettegolezzi sono state riportate delle notizie su un possibile tradimento o cose del genere. Ora, però, il parrucchiere romano ha deciso di raccontare il vero motivo per il quale il geffino e l'opinionista di Uomini e Donne si sono lasciati. Naturalmente l'uomo l'ha fatto all'interno della casa di Cinecittà essendo un concorrente del Grande Fratello 16. Chicco e la verità sulla fine del suo matrimonio con la Cipollari. Chicco Nalli ha dichiarato che se il suo matrimonio con Tina Cipollari non è andato avanti è perché prima è svanita la passione e poi l'amore. Io ho 3 figli maschi di 16, 12 e 11 anni. I bambini stanno una settimana con me e una con loro. Noi abbiamo un bel rapporto. Noi avevamo una casa e adesso ci alterniamo. Una settimana in quella casa ci sta Tina e la settimana dopo arrivo io e lei esce. I bimbi stanno fermi, io e lei abbiamo la valigia in mano. Loro devono avere la stabilità, la loro PlayStation e i loro amici. Ha rivelato il Hairstylist Capitolino. Quest'ultimo, inoltre, ha detto che lui e la band sono stati sposati 15 anni. Ma per quale motivo è finita allora? L'uomo ha dichiarato che è finita la passione e poi l'amore. Adesso però è rimasto il rispetto e il bene. Poi ha detto che nel 2018 sono entrate 2 signore nel suo salone. Si sono sedute e dopo un po' hanno detto finalmente ti sei lasciato. Chicco Nalli ha cacciato delle clienti che parlavano male dell'ex moglie Tina. Io rispondo in che senso? Queste mi dicono hai fatto bene a lasciare quella. Quando mi ha detto con quella, avevano i capelli bagnati e le ho cacciate lo stesso dal mio salone. Dovete uscire dal mio salone, immediatamente. Ha dichiarato il concorrente del Grande Fratello 16. Quest'ultimo ha detto pure che una persona che parla male della madre dei suoi figli, di una donna che ha amato, non entra in casa sua. Infine ha affermato che se uno parla male di lui alla sua ex moglie, lei fa la stessa cosa. Perché il volersi bene non finisce. Con una donna con cui hai condiviso pianti, sorrisi, figli, il letto, ma come fai a non volerle più bene?